Salve a tutti, in questo video vediamo una partita che è stata giocata al GP FIDE di Parigi in questi giorni. Questo è l'ultimo torneo GP di una serie che determinerà quali giocatori verranno pescati per andare a partecipare al torneo dei candidati dell'anno prossimo. Il torneo dei candidati, come sapete, è quello che decide chi sarà lo sfidante del campione del mondo. E tra i vari giocatori uno che ci interessa parecchio è Fabiano Caruana. Lui insieme a Grishuk sono gli unici due che, potendo vincere in solitario a questo torneo, possono ancora aspirare a scalzare Mamejarov dal secondo posto, ultimo necessario per poter accedere al torneo dei candidati. L'impresa sicuramente non è facile, in questa partita. In particolare, Fabiano incontra Nakamura, il grande campione statunitense, e purtroppo le cose non vanno proprio al meglio. Tuttavia, le speranze non sono ancora finite, c'è ancora tempo per tifare. Bene, vi lascio quindi col video. Buona visione a tutti! Questa partita Nakamura gioca con il bianco e Caruana con il nero. Si apre con una partita di donna. Caruana risponde cavallo F6, sviluppando il cavallo verso il centro e si continua tipicamente con C4, anche questo pedone viene sviluppato prima di muovere il cavallo in modo comunque da controllare parte del centro col pedone e viene, eh, si entra in una difesa Grunfeld. Caruana gioca G6, l'intento di questa mossa non è tanto quello di controllare il centro ma quanto mettere l'alfiere in fianchetto, e poi controllare la distanza. Per questo motivo, questa è una delle più famose aperture ipermoderne proprio perché la scuola ipermoderna prevedeva questo tipo di controllo del centro. Alternativamente, avrebbe potuto giocare ad esempio E6 per rafforzare poi la spinta di 5, eventualmente liberare la via all'alfiere campo scuro. Ok, comunque, dopo G6, ehm, Nakamura sceglie di entrare in una difesa nuova Grunfeld con F3. Solitamente qui il bianco gioca C3 per entrare nella Grunfeld classica, preparando quindi la spinta E4. Il bianco può rispondere a questo punto D5, quindi creando una prima breccia al centro, dopo l'ovvio cambio che vede il bianco eh, perdere un pedone laterale per uno centrale del nero, quindi diciamo tipicamente una mossa vantaggiosa, il nero ricattura di cavallo, il bianco conquista il centro con E4, minaccia il cavallo. A questo punto viene di solito effettuato un cambio e il bianco ottiene un fortissimo centro. Tuttavia il nero, dopo aver messo l'alfere in fianchetto, riesce in qualche modo a distruggere questo centro giocando C5 e poi eventualmente portando l'alfiere campo chiaro in G4, in modo da inchiodare il cavallo e quindi impedirne la difesa sul pedone d 4. Viceversa, con la mossa che ha giocato Nakamura, f3 il bianco si prepara subito a giocare e4. Inoltre, sta togliendo case per lo sviluppo dell'effetto campo chiaro. Qui, però, viene giocata d5: c per d5 cavallo per d5. Stavolta, effettivamente, viene comunque giocata e4. Il cavallo non può essere cambiato per il cavallo del bianco, quindi si dovrà ritirare. E il nero resta comunque con un pezzo parzialmente sviluppato a differenza di nessuno del bianco, quindi, nonostante il bianco abbia un forte centro, il nero ha guadagnato una mossa di sviluppo dei pezzi. Quindi, cavallo C3. Il ovviamente, verrà messo in fianchetto. E ora il nero comincia a far pressione su questo pedone, sarà un po' il leitmotiv dell'inizio della partita. Difatti, se il bianco spingesse il pedone. Si creerebbe un'autostrada per l'alfiere campo scuro e in qualche modo poi il pedone in D5 potrebbe venire facilmente attaccato spingendo uno di questi due pedoni. Ovviamente più avanti nella partita, quindi per questo motivo, Nakamura gioca alfiere E3. Quindi inizia subito a rafforzare il pedone centrale, non lo spinge ha due pezzi che difendono, sono sufficienti in questo caso. Rocco corto, Caruana mette al sicuro il re. Donna D2, una mossa che Ha molteplici scopi, difatti, quando l'avversario ha l'alfiere in fianchetto. È una buona cosa, ad esempio, allineare una batteria, in questo caso alfiere più donna, sulla casa H6, di modo eventualmente da forzare un cambio di questo pezzo. Che attualmente è il pezzo più forte che ha. Inoltre, viene lasciata la via alla torre per giungere in D1 e quindi rafforzare eventualmente il pedone D4. Cavallo C6 nero va ancora più a molestare il pedone D, e ancora Nakamura non lo spinge ma porta la torre sulla colonna D. Ora non normalmente, ma arroccando lungo. Questa è una scelta abbastanza forte perché ora il re si trova su una colonna che potrebbe essere potenzialmente aperta molto in fretta. Gli arrocchi sono eterogenei, quindi tipicamente. Eh, la partita si ridurrà in una corsa che riesce a distruggere per prima le difese del re avversario tirandoci addosso i pedoni. Qui Caruana gioca donna di 6 attivando la donna e, che eventualmente potrebbe essere circolata sull'ala di donna proprio per eh, attaccare il re avversario. E qui Nakamura gioca probabilmente una mossa novità o che non era quasi mai stata giocata tipicamente qui nelle partite precedenti. Che avevano visto questa apertura, è stata giocata a cavallo B5 proprio per andare ad attaccare la donna, che quindi sarebbe stata costretta a retrocedere. Tuttavia Nakamura, proprio per seguire il principio di attaccare il re avversario, qui ha giocato H4, con l'idea di spingere successivamente il pedone, aprire linee d'attacco, specialmente per l'appropriatore che già si trova in una posizione molto forte per attaccare il re avversario. Okay, Caruana gioca torre D8. Ora las ha lasciato in precedenza il postulatore, portando la donna fuori dalla catena pedonale. E ora nuovamente ha quattro pezzi diretti sul pedone D4 contro i soli tre difensori del bianco. Mosse come ad esempio Cavallo G2 per difendere questo pedone non sarebbero proprio opportune perché in questo caso l'alfiere campo caro del bianco rimarrebbe un po' tagliato fuori. Per questo viene giocata. Cavallo B5 che quindi porta forzatamente il bianco a muovere la donna, che è minacciata viene portata in D7 sempre mantenendo la minaccia delle quatt dei quattro attacchi sul pedone. Ora il nero sta premeditando di spingere in A6 per scacciare il cavallo e quindi eventualmente catturare questo pedone. Tuttavia, la Kamura porta avanti l'attacco invece di re con H5, minacciando di catturare il pedone o eventualmente. Di ingere per scalzare l'alfiere, la spinta non è mh, molto preoccupante, anche perché ora l'alfiere può andare comunque in H8. Sì, questo pedone poi potrebbe essere pericoloso, ma la situazione sarebbe gestibile. Quindi Caruana spinge in A6 per togliere uno dei difensori del pedone D4, il cavallo minacciato muove in C3 e qui effettivamente ora il nero ha 4 attacchi sul pedone d4 e il bianco ha solo tre difese quindi caruana può catturare il pedone vediamo che eh, ovviamente avendo solo tre difese in caso che il bianco catturi qui me lo può semplicemente catturare e ora questo alfiere è sufficientemente protetto anche se il bianco fa fuori un pedone qui Nero rimane abbastanza tranquillo, lo stesso. Può anche permettersi eventualmente di eh, catturare poi il cavallo perché tanto la donna dietro è sufficientemente difesa. Però cosa succede? Prima di tutto, Nakamura gioca pedone per G6, a questo punto, il pedone G deve essere preso perché se ne fa un'altra mossa, come ad esempio C5. Semplicemente il bianco cattura un altro pedone re H8. Alla fine di questa combinazione. Il nero si sì è preso un pedone sulla colonna D, ma ne ha persi due davanti al proprio re, quindi la situazione non è certo buona per il nero. Tra l'altro ora anche questo pedone H molto minaccioso. Ok, c'è da decidere però con quale pedone catturare, ora, a meno di ehm, complicazioni tattiche purtroppo Caruana ha sottovalutato qui la cosa migliore è catturare verso il centro quando sono due pedoni un pedone due pedoni possono catturare uno stesso pezzo pedone o altro pezzo insomma è diciamo ne, mh, nei principi della strategia meglio catturare verso il centro cioè in questo caso come ha giocato Fabiano H per G il problema però di questa mossa che viene lasciata questa autostrada libera per i pezzi bianchi e ad esempio anche la donna potrà entrare nella colonna H la mossa giusta qui era semplicemente giocare F per G e ora questo pedone creava il sufficiente scudo perché il re ne possa essere difeso vediamo infatti cosa succede dopo H per G6 Nakamura abbastanza velocemente ha giocato al fiere per D4. Ora è vero, il nero ha sempre tre attaccanti su questo punto contro i due del bianco, tuttavia, per motivi tattici, la posizione a questo punto è praticamente persa. Il nero, alla fine della fiera, se ne esce con un pezzo in meno. Allora, innanzitutto, qui il nero ha appena perso un cavallo deve cercare di recuperare il pezzo ci sono vari modi ovviamente se qui nero fa una mossa a caso senza preoccuparsi di niente qui semplicemente alfiere per alfiere il bianco guadagna un altro pezzo che poi può si sì venir recuperato ma alla fine di questi scambi qui il bianco può giocare alfiere 5 minacciando matto quindi eh, il nero non fa in tempo a salvarsi la torre, eh, alla fine qui il bianco rimane con un pezzo in più almeno. Viceversa il nero può cercare di giocare mosse come donna c6, inchiodando l'alfiere sulla donna e quindi magari catturando una mossa successiva, ma qui semplicemente il bianco si schioda all'alfiere giocando F donna f2 mantenendone la difesa e quindi rimane con un pezzo in più. Vediamo quindi cosa succede se effettivamente il nero ricattura, avendo tre pezzi sull'alfiere, tecnicamente lo può catturare senza pericoli. Il problema però è che dopo ad esempio alfiere per D4, qui il bianco può spostare la donna in H6, andando a minacciare eventualmente scacchi o scacchi matti l'altro ora questo alfiere è inchiodato perché c'è dietro la donna quindi cosa fa nero potrebbe rientrare per difendere ma in questo caso prima scacco per salvarsi la donna e poi il bianco cattura la donna avversaria quindi rimane in vantaggio netto di materiale vediamo viceversa cosa succede se invece di mettere l'alfiere in G7 a minacciare la donna avversaria, il nero prova a difendere ad esempio con C5. Qui è una mossa che non è facile vedere, ma il bianco potrebbe giocare E5 con l'idea di bloccare questa diagonale, minacciando poi quindi il matto con donna cauta alla mossa successiva. Quindi l'unico modo per salvarsi da questo matto è catturare il pedone con l'alfiere, ma qui torre per donna, e come prima il bianco va in netto vantaggio materiale mantenendo l'alfera inchiodato il bianco può ad esempio spostare la donna in D6 proprio per fermare la spinta E5 di pedone, se ora il bianco gioca E5 Nero può catturare il pedone e si salva ma qui comunque torre per D4 Nero deve ricatturare di donna e a questo punto il bianco può entrare donna H7 scacco unica e qui comunque scacco ancora unica e alla fine della fiera il bianco dopo questo scacco è forzata re 7 riesce a catturare una torre e rimane con un pezzo in più quindi abbiamo sviscerato come mai catturare l'alfiere con l'alfiere non va bene quindi dopo alfiere per cavallo qui Caruana ha giocato l'altra variante donna per cavallo e anche questa però porta a conseguenze abbastanza brutte perché stavolta il bianco può sfruttare il fatto che può fare un attacco di scoperta sulla donna e dietro la donna ha una torre quindi il bianco in qualche modo prende di infilata donna e torre. Una camura di fatti qui ha giocato donna e uno. Vedete la donna è minacciata se si sposta il bianco prende la torre con scacco quindi qui semplicemente la, la donna del nero viene sacrificata sulla torre cavallo per, per donna e vediamo la situazione entrambi hanno tre pezzi leggeri però il bianco ha una donna al posto di una torre e in queste condizioni è molto difficile vincere quindi il nero può soltanto speculare sul fatto che tutti i pezzi del bianco sono ancora nella prima traversa l'unica soluzione sarebbe trovare un attacco molto veloce però non è assolutamente facile qui viene giocata cavallo A4 che va a far fuoco insieme all'alfiere su B2 tuttavia per ora è sufficientemente difeso comunque viene giocata B3 per subito ricacciare via il cavallo che va in C5 ancora sarebbe molto bello poter dare scacco con D3 se non fosse che eh, c'è l'alfiere che copre questa casa il bianco gioca E5, tarpando le ali al pezzo più attivo del nero, alfiere F5, il, bianco, il nero sviluppa l'alfiere campo chiaro su una diagonale che potrebbe essere insidiosa, inoltre viene rafforzata la casa D3 per un eventuale atterraggio del, del cavallo nero, che comunque non crea problemi e quindi la Camura può giocare F4 andando a rafforzare il pedone F5. Ed ecco che Caruana va avanti con un altro piano, gioca a 5, con l'idea di aprire eventualmente questa colonna per la propria torre, il che potrebbe essere interessante, ma il bianco qui continua a sviluppare pezzi, cavallo F3. E qui anche se viene giocata A4, non è un gran problema. Sì, lo sta minacciando di catturare, ma qui basta spingere in B4 e la situazione è di nuovo tranquilla. Tra l'altro ora diciamo un po' questi il pedone a 4 non può più minacciare alcun pedone del bianco quindi mh, diciamo i problemi sono relativamente finiti qui Caruana prova a buttare dentro l'ultimo tentativo di tattica cavallo b3 scacco e sfruttare questo sacrificio di cavallo per aprire la colonna d'attacco in effetti, qui non c'è molto da pensare. Il, questo cavallo può venire preso perché anche se si apre questa colonna, comunque, le speranze del, del nero sono pochissime. Infatti, qui eh, Caruana sceglie di giocare a 3. Sarebbe stata anche da vedere eventualmente A per B, in modo da aprire proprio la colonna, viceversa, con A3. Il nero va a minacciare la promozione e eventualmente con questo alfiere sulla lunga diagonale potrebbe essere preoccupante. Tuttavia per prima cosa bisogna riuscire a aprirla questa diagonale. E ora Caruana ha un altro pezzo in meno, anche il cavallo ha perso. Quindi viene giocata donna C3 ovviamente, la migliore, che va subito a coprire la casa di promozione. E6, a questo punto eventualmente l'alfiere campo scuro può venire riciclato su questa diagonale cavallo e3 un altro pezzo sviluppato dal bianco e qui a2 ora il nero minaccia la promozione quindi per forza donna a1 blocca la promozione sembra che però questa donna sia un pochino eh, diciamo poco sviluppata in una posizione eh, diciamo angusta ma vedremo che ben presto poi la Nakamura riesce a risolvere anche questo problema ok alfiere f8 l'idea di catturare in b4 e prima il bianco gioca a cavallo per F5, quindi forzando una ricattura, e poi spinge in B5, togliendo quindi il pedone dalle pre dalla presa dell'alfiere. La giocata C6 come ultimo tentativo, eventualmente aprire questa colonna direttamente sul re avversario. Il pedone viene comunque preso, B per C, torre D, C8, Lattore si pone sulla stessa colonna del renchio, dando quindi il pedone che non può... Catturare ancora qui alfiere c4 alfiere posto in una posizione ottima difeso dal pedone quasi inattaccabile quindi va a rompere l'inchiodatura sul pedone torre per c6 ora però il nero minaccia di giocare b5 che attaccherebbe l'alfiere in c4 che è inchiodato a questo punto non essendo più il pedone nel mezzo ma nakamura gioca cavallo d4 che va a impedire immediatamente questa possibilità Torre c, C8, la torre viene riportata indietro e re C2. Finalmente il bianco pensa a manovre per liberare la propria donna. A questo punto, la donna è in contatto con la torre, si può già cominciare anche a muovere su questa diagonale. Tanto c'è la torre che eventualmente difende ancora la casa di promozione, fiere B4, fiere campo scuro viene spostato in una posizione più attiva, però qui G4. Minaccia di cattura eventualmente ingresso della donna sulla colonna G, attacco al re avversario, non ci dovrebbero essere grandi speranze a questo punto. Quindi, F per G4 per cercare di tenere bloccata questa colonna. Ma dopo F5, Caruana ha abbandonato. Infatti, supponiamo che questo pedone venga preso. Allora, segue il cavallo per F5, e ora il bianco potrà spingere in, in E6 e mm, finalmente la donna è libera per eventuali minacce di matto in multipli modi alternativamente se ad esempio torre di 8 con l'idea di minacciare il cavallo qui il bianco può giocare addirittura donna c1 perché avendo spinto il pedone ora c'è questa linea di ingresso per la donna in g5 anche se qui il nero ad esempio promuove oppure prende il cavallo in ogni caso Donna G5 scacco e è la fine. Perché c'è una rete di matto imparabile. Matto in due in particolare. Che altro può fare qui il bianco? Beh, Supponiamo faccia una mossa che non ha granché senso. Comunque, torre A6 c'è sempre. Donna C1. Con la stessa idea di prima, ok. Quindi avete visto, attenzione anche in posizioni che possono sembrare innocue: posizioni in pratica come questa, catturare con un pedone o con un altro può fare una differenza grandissima. Quindi sempre all'erta per eventuali combinazioni tattiche. Bene, anche questo video finisce qui, vi lascio con la consueta tavola con la notazione della partita, vi ringrazio per la visione, spero vi sia piaciuto, ci vediamo comunque al prossimo video, in bocca al lupo a tutti, a presto.